Oggi vado a mostrarvi il fashion passion della Klein tedesca e purtroppo non posso farvi vedere la confezione perché mi hanno attaccato per spedirla. Era già danneggiata perché costava di meno. E non mi interessava tanto la scatola quanto il suo interno. È una serie che propone diversi set. Quello che io ho comprato è il New York, ma troviamo anche in Milano, Londra e Berlino. Io l'ho comprato su Amazon, usato, poche parole, perché la scatola danneggiata allora va come usato. Si può comprare anche la macchina da cucire, ma a me non mi interessava perché ho comprato quella della Creamania. E andiamo ad aprirla. Al suo interno troveremo un manichino, la stoffa, carta modelli, gli spilli, le paillette, penso sia il velcro o un nastro, ago e filo e anche un, come si chiama, puntaspilli. Andiamo a chiusa bene. Bene. Istruzioni. La pubblicità. Interessasse. Oh, bella. Nella cucina. E se aspetta, la macchina fotografica. Bene. Sì, adesso. Allora, troviamo le istruzioni in. Ah, abbiamo anche italiano. C'è in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese. Ah, russo e tante altre lingue che non so manco. Ungherese, H-Ungheria. Vabbè, comunque l'italiano ce l'abbiamo. Abbiamo i cartamodelli. Abbiamo anche i calzoni. No, non so se è un vestito. Un tubino, attenzione, i fili con dorsini metallizzati di polistirolo, pezzi, cordoni con i quali il giocattolo è fissato nell'imballaggio per più sicurezza durante il trasporto, non appartengono al giocattolo e devono essere tolti prima di essere dare il giocattolo al bambino. Comunque, abbiamo il bellissimo manichino. In polistirolo. Perciò noi possiamo anche infilzarlo con gli spilli per fissarlo momentaneamente. Va bene, nero con i fili rosa e nero. Paillette. Se così. Secondo me appena lo apro i pezzi si sparpagliano. Ci lasciamo dentro.
Eccovi un piccolo extra: quando registrate, ricordate di controllare la batteria. Allora, poi abbiamo velcro, lo strass, un piccolo ago veramente minuscolo e il bellissimo portaspigli. Si potrebbe fare mettere un elastico e metterlo qua. Allora, attenzione, da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Sì, si può fissare la stoffa direttamente sul manichino. E abbiamo la stoffa. Oddio, cos'è? Questa è la stoffa. Oddio. Ah, sono grandi. Prima volta che ne trovo un trasparente. Nero, elasticizzato e nero. Perciò i vestiti devono essere veramente neri. Allora, come set carino, forse comprerò anche gli altri della stessa serie, perché comunque all'interno troviamo abbastanza stoffa per creare effettivamente qualche vestito decente. Il manichino è stupendo, forse simile al corpo delle Barbie. Non può essere identico perché sicuramente ce l'hanno diritti, però io lo trovo carino. Voi che ne pensate? A parte le varie interruzioni nel registrarlo, a me è piaciuto. Assicuratevi che la scatola vi venga data con intera, non con le coordinate postali attaccate proprio direttamente. Per 10 euro sì, questo mi è veramente piaciuto. Sinceramente è uno dei miei preferiti, di questi che presentano solo il manichino e stoffa. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se vi può piacere, se avete provato altri di questa linea. Ciao e al prossimo video.